La prima volta che ho immaginato Ninfa come un giardino, avevo poco meno di 30 anni. Davanti a me, solo le rovine di un borgo dimenticato, avvolto dal silenzio e dai rovi. Ninfa l'ho immaginata come un fiore la cui corolla si specchiasse nel mondo intero, fonte di ispirazione per musicisti, poeti, letterati. Proprio come per l'amata Ninfa, così feci per il castello. Ed oggi c'è chi porta avanti la missione nel nostro nome, nella nostra memoria.